Buongiorno, oggi parleremo delle fasi fenologiche delle piante e dei cambiamenti climatici. Le fasi fenologiche sono molto importanti e molto collegate ai cambiamenti climatici. Infatti, le fasi fenologiche definiscono la fase di accrescimento della pianta, relativamente al clima presente. Come possiamo vedere, qua vengono elencate le fasi primarie della scala BBCH, che è stata presentata anche in un articolo che spiega approfonditamente la scala BBCH, e sono fasi primarie, appunto, quindi sono le fasi diciamo principali e sono collegate direttamente alle fasi fenologiche. Queste, come sappiamo, dall'inverno si ha un periodo di riposo con la dormienza della pianta, dove vengono ridotte di molto o quasi totalmente o totalmente le funzioni biologiche e fisiologiche. Durante la primavera c'è un risveglio, quindi con il cambiamento delle temperature e quindi del clima presente, si ha un risveglio vegetativo della pianta con il germogliamento e la produzione di gemme, nuove foglie e quindi della nuova vegetazione. La scala BBCH ci permette molto facilmente di individuare queste fasi e la stessa scala viene usata in molti studi sperimentali che individuano appunto il cambiamento del periodo in cui avviene la fase fenologica rispetto a temperature, umidità e quindi le condizioni climatiche generali, che vengono quindi confrontate tra di loro per vedere nei diversi anni se c'è stato un cambiamento. Come sappiamo, appunto, il cambiamento climatico è in atto, quindi abbiamo principalmente un maggior riscaldamento globale che sulle piante si identifica principalmente per maggiori periodi di siccità, quindi un allungamento, diciamo, dei periodi aridi, un aumento delle temperature medie anche in questo periodo e una riduzione delle piogge. Inoltre, ad esempio, nel periodo della dormienza e quindi nel periodo invernale, con l'aumento delle temperature e l'accorciamento dei periodi freddi, non vengono soddisfatti i cosiddetti fabbisogni in freddo delle piante e quindi quel periodo che sarà poi necessario per lo sviluppo delle gemme dell'anno seguente o per lo sviluppo della nuova vegetazione. In uno studio eseguito da Diez, si è visto che l'aumento delle temperature primaverili porta a una riduzione dell'emissione di polline e anche sopra temperature di 30 gradi centigradi anche l'aborto fiorale. Ciò porta ovviamente a una riduzione produttiva, ma anche a una limitazione della pianta per le sue capacità di riproduzione. L'importante appunto è sapere che le piante in realtà aiutano se stesse e aiutano noi, aiutano l'ambiente. Infatti, la mitigazione del riscaldamento globale può essere eseguita anche piantando di più e nel giusto modo, riuscendo così a controllare i cambiamenti climatici e a mantenere i ritmi fenologici così come sono ora. Grazie e arrivederci.